Buongiorno a tutti. Allora, oggi purtroppo non possiamo invitare il fotografo, però io vorrei presentare un bellissimo libro di Vincenzo Cottinelli. Vincenzo Cottinelli, cioè come voi conoscete molto bene, è un grandissimo fotografo che ha dedicato questo libro delle querce. Ma sono veramente il libro veramente di grandissima profondità, grandissima bellezza, cioè questa silenziosità ad affrontare questa natura della bellezza, del tempo, cioè è una cosa veramente impressionante. Questo qui, magari Giordano, dopo farai anche qualche scansione da mettere insieme, io vi consiglio veramente vivamente sì, acquisto di questo libro che costa 20 euro. Credetemi, 20 euro spesi veramente molto bene, perché vi darà una sensazione molto diversa, di affrontare queste opere fatte da Vincenzo Cottinelli, che è veramente a parte una persona di così gentile, che cioè, se vi incontrerete, cioè, una sensazione, ma lei è signor Vincenzo? Sì, sono io, no? Cioè, questo poi accade anche molto spesso anche con grandi fotografi, che diciamo, come le persone normalissime e di grande umanità, di gentilezza, di umiltà, che e poi cioè, comincia a parlare. E diventa un personaggio diverso, quello che noi avevamo immaginato che fosse, perché lì cioè, tira fuori tutta la profondità di conoscenza dell'arte, conoscenza anche di se stesso, della consapevolezza. E tu rimani così incantato ad ascoltare le parole. Bene, quindi io non riesco a trasmettere questa emozione che ho, della ammirazione che ho verso il Bottinelli, però provate a vedere, non posso anche invitarvi a venire a vedere questo libro in negozio, però speriamo, da 18 maggio apriremo se il decreto ministeriale ci permetterà di aprire con tutte le cauzioni, precauzioni dovuti, e quindi non so, cioè mascherina obbligatoria e igienizzazione obbligatoria. Poi ogni cliente che tratteremo, dopo spruzzeremo l'alcol della postazione. Sì, e quindi vi creeremo anche questo disagio, ma disagio che fa bene per tutti. Bene. Quindi questo qui, edizioni Lobulicuo, costa 20 euro di copertina, credo che troverete ovunque. Ok, bene, grazie dell'attenzione e vi auguro buona giornata e state a casa, perché in questo momento, ma più che mai, più importante è il nostro comportamento. E stiamo a casa, stiamo a casa. Sono dei clienti nostri e che sono irritati con noi, cioè passo davanti, io lascio il materiale, cioè non possiamo fare, non possiamo accettare, ma noi omaggiamo le spese di spedizione e quindi sia per acquisto sia per vendita, anche roba di poco conto, non so, cioè 50 euro, omaggiamo anche le spese di spedizione. Non vi preoccupate, utilizziamo questo mezzo. Ok? Grazie, grazie dell'attenzione e io ringrazio ancora Vincenzo. Grazie, sei stato molto generoso e gentile a inviarci per questo libro. Tra l'altro c'è una bella dedica che con amicizia. Grazie, buona giornata.